Oggi una ciambella che vi rimarrà sullo stomaco. E soprattutto col buco. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti sempre qui nella nostra cucina virtuale, dove ogni ricetta è un vero successo. E quindi mi raccomando, portate a tavola le nostre ricette e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Quanto sei stupido! Ciao a tutti! Oggi una ricetta col buco, se si potesse con due buchi, per quanto è buona. Oggi la ricetta macina del mulino bianco, però fatta a torta. Quindi una simil macinona da inzuppare in una tazzona. Non dici nulla? No, non dico nulla. Ragazzi, quindi invece del biscotto oggi inzupperemo una bella macina. Basta parlare di queste cose col doppio senso e andiamo a preparare la ricetta. Buonissima. Ed ecco gli ingredienti per la nostra torta macina, una simil macina del mulino bianco sotto forma di torta, inzuppevolissimevolmente per la vostra colazione. Allora, certo, non prendetela tutta e non inzuppatela in un'unica soluzione in una tanica di caffè, perché non va bene. Allora, cominciamo. 370 g di farina 00, 50 g di latte condensato e 50 g di burro, un pizzico di sale, 200 g di panna da montare, una bustina di lievito, 4 uova, un cucchiaio di essenza di vaniglia e 250 g di zucchero a velo. Cominciamo subito. Innanzitutto separiamo i tuorli dagli albumi. Come prima cosa monterò gli albumi. Seguite l'ordine perché io userò le fruste sporche poi, e l'unico modo per montare gli albumi è avere le fruste ben pulite. Quindi, come prima cosa, albumi. Montati a neve gli albumi, mettiamoli da parte. Cosa prendiamo ora? Quindi adesso prendiamo la panna da montare. Verso tutta la panna e all'interno dei 200 g di panna metto due bei cucchiaioni di zucchero. Io monto la panna con lo zucchero, sempre. Brava! E monto! Ok, così panna ben montata, decisamente. Non si fa, questo non si fa! In realtà l'ho assaggiata per voi, ragazzi. È fatto bene, bisogna sacrificarsi. E poi adesso montiamo i tuorli con altri due bei cucchiaioni dei 250 g di zucchero. Lo zucchero lo useremo tutto e quindi lo divido così in maniera del tutto forfettaria tra un ingrediente e l'altro. Potrei metterlo anche direttamente tutto nell'impasto alla fine. Mi piace perché i tuorli con lo zucchero vengono montati molto più bene, più sfumosi e soffici. Wow! Ok, tutto ben montato e ben amalgamato. Adesso riprendo le polveri, prendo un setaccino, unisco alla farina una bustina di lievito che passo al setaccio. E la passo al setaccio perché il lievito ha sempre questi grumini che a me piace eliminare. Bravo, fai bene. Poi con un setaccio passo anche lo zucchero rimanente. Comunque questa ricetta può essere fatta invece in modo assolutamente grezzo, mischiando tutti gli ingredienti senza montarli. Verranno due texture di torta differenti. Mettendo uova non montate, panna non montata, zucchero anche non a velo ma normale, granulare, e mixato tutto, verrà fuori una torta molto più compatta e meno morbida, dal sapore celestiale, un po' più rustica. Facendo invece così, quindi passando al setaccio tutti gli ingredienti, anche la farina era passata al setaccio, e mettendo tutti gli ingredienti montati, vi verrà fuori invece una torta molto più morbida e delicata, un po' più delicata. Inserisco anche il sale, così, e passo al microonde qualche secondo il burro con il latte condensato. A
ammorbidito il tutto verso dentro come primo ingrediente proteico, diciamo così, e con una frusta amalgamo. Io do un imprinting da frolla che poi farò diventare una ciambella. Arrivati a questo punto, verso i miei tuorli e il cucchiaio di essenza di vaniglia e comincio a mescolare. È il momento di inglobare la nostra panna montata. Wow. E cominciamo ad amalgamare. Io questa parte preferisco farla con le fruste a mano e non quelle elettriche, perché quelle sofisticano un po' troppo l'impasto. Io invece voglio che rimanga quella trama un po' rustica, quindi ho rotto la frolla inserendo la panna e adesso lavorando sto eliminando ogni residuo di agglomerato di frolla. A questo punto inseriamo i tuorli e piano piano inglobiamoli. Tutti gli ingredienti sono ben amalgamati. Vedete, l'impasto è sì morbido ma anche rustico, si vede che è proprio un impasto bello ricco pur essendo molto morbido e vellutato, proprio come le macine, che sono un biscotto ricco ma allo stesso tempo molto molto morbido e friabile. Ok, foderiamo una teglia a ciambella. A questo punto versiamo il contenuto in una tortiera, cospargiamo ben bene l'impasto un po' ovunque. Con un pennello e un po' d'acqua ripassiamo sulla superficie del dolce. Una volta lisciato tutto l'impasto, posizionatelo nel forno nella parte mediana sulla griglia, al di sotto della quale metterete una leccarda colma d'acqua. Forno a 180 gradi combinato, io ce l'ho sia ventilato che elettrico, quindi acceso in combinata, per 45-50 minuti, avendo cura prima di infornare di proteggere la superficie creando la solita copertura a cupolina, così. Voilà, adesso così in forno 180 gradi combinato, parte mediana con leccarda del forno sotto colma d'acqua. Quanto tempo? 50 minuti circa, fate sempre la prova a stecchino. Andiamo in forno. Ed eccola qui la nostra macinona appena sfornata. Un profumo, ragazzi, eccezionale. Adesso facciamola raffreddare in teglia un pochino, lei si compatterà un po' meglio, dopodiché la metteremo sul piatto e ne taglieremo una fetta insieme. Ed eccola qui ancora fumante, guardate che bella, guardate che alta. E adesso tagliamone una fetta. Guardate che morbidezza e vi posso assicurare, adesso la testeremo per maggiori informazioni, ma vi posso assicurare un gusto fantastico. Guardate che bella fetta alta, tutta da inzuppare nel vostro latte e caffè. Bene, vedete che bella questa torta, correte a farla subito, comprate gli ingredienti, andatela a fare, gustatevela per la colazione, a merenda, per la cena, a posto del pane, insomma, è una torta per ogni occasione. E noi ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Bene,
avete visto com'è semplice preparare questa macina? L'impasto può sembrare un pochettino come te, grezzo, ruvido, ma in realtà all'interno si cela un cuore veramente dolce e morbido. E quindi basta dire queste cose. Quali cose? Non abbiamo detto niente. Allora ragazzi, è una ricetta buonissima. Abbiamo appena finito di mangiarne una fetta. È vero. Deliziosa, dolce, non troppo, bella, densa, veramente un sapore squisito. Sì, provatela, sì. E poi ci direte. Sì, è una di quelle ciambelle che preparate la sera. Dite, domani a colazione c'è la ciambella e già ce n'è metà a colazione, giusto? Poi a merenda. E poi a merenda è finita, quindi va bene. Dovete fare tante macine, tante simil macine. Provate questa ricetta, mi raccomando. Dobbiamo arrivare a 100.000 like per la prossima ricetta, dove Ombretta ci cucinerà che cosa? La parmigiana di melanzane. Quindi mi raccomando, 100.000 like, se no niente parmigiana. Benissimo, noi ci incontriamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao.